Giornata di formazione rivolta a studenti e insegnanti di scienze motorie con l'iniziativa Sport a Scuola, promossa per il primo anno dalla Fondazione CRC, in collaborazione con il Liceo Peano Pellico di Cuneo, l'Istituto Magistrale dei Amicis di Cuneo e il Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì, per sostenere la pratica sportiva nelle scuole secondarie di primo grado. Praticare uno sport ma in maniera sana, in maniera pulita, in maniera corretta e abbinato ad un'alimentazione sana, è ovvio, perché se uno si alimenta in modo corretto riesce anche ad affrontare certe fatiche. Sicuramente la Fondazione è sempre vicino al mondo dello sport e soprattutto ai giovani e quindi abbiamo fatto questo progetto, ma soprattutto la struttura ha studiato questo progetto rivolto a un settore di giovani che andrà poi a insegnare successivamente ad altri giovani e quindi sono soprattutto contento che venga sempre rivolto uno sguardo a questo campo. Il messaggio che vorrei far passare oggi è legato a il concetto di bellezza, concetto di magrezza, concetto di salute che al giorno d'oggi viene un po' alterato dai messaggi pubblicitari e viene in qualche modo anche istigato il ragazzo a seguire magari dei modelli non proprio corretti. L'alimentazione è un fondamento per lo sport, alimentazione che deve essere costruita quotidianamente sempre, infatti dirò che non è l'alimentazione del giorno prima della gara, è l'alimentazione quotidiana che porterà a uno stato di salute e di benessere che predispone l'organismo ad avere tutti i principi nutritivi indispensabili per avere una buona prestazione non soltanto durante la competizione ma durante tutto il tempo.